Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un uomo di nome Vinan Gracianos ha scattato questa foto dove viene immortalato quello che sembra essere il diavolo in persona. L'edificio in cui è stata scattata la foto si troverebbe proprio di fronte alla casa dell'uomo. Gracianos avrebbe dichiarato che quasi ogni notte avrebbe visto l'apparizione di uno strano essere. L'unico ad essere stato immortalato nella foto, però, è questo. Il prossimo filmato è stato ripreso da una guardia durante il suo turno di notte. La guardia, durante il suo turno di lavoro, avrebbe notato da lontano una strana creatura, simile a un essere umano, ma di dimensioni molto più ridotte. Il tutto viene filmato e documentato. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Sul vetro della credenza di una cucina, un uomo annota una strana figura che compare all'improvviso. L'uomo ad un certo punto va ad aprire la credenza. Una volta aperta però non trova nulla di strano, anche se quella figura rimane ancora impressa sul vetro. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il documento. Un'entità è appena apparsa nell'auto di quest'uomo che sta guidando tranquillamente e che non sembra essersi accorto di nulla, a parte la macchina in coda che vede lo spirito e riesce a filmarlo. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Un uomo registra in casa sua un evento davvero strano. Sembra che uno dei giocattoli del figlio si sia attivato da solo, senza che nessuno l'abbia toccato. La cosa ancora più strana è che il giocattolo sembra non abbia le batterie. Anche se il pulsante dell'accensione sarebbe stato toccato accidentalmente, il giocattolo non dovrebbe accendersi. Nonostante questo, il giocattolo si accende e continua a funzionare. Ciò che viene filmato è davvero impressionante. Ma andiamo a guardare il documento. Se puede jugar. ¡Alto! ¡Le diste a un topo! Sin pilas. Lo voy a apagar. Y ya no vuelve a encender. Por más que intentamos encenderlo, ya no enciende. ¡Alto! ¡Le diste a un topo! Sin pilas. Voy a pagar. In un bosco degli Stati Uniti,
un turista cattura l'apparizione di uno spirito che si sposta nella vegetazione per poi attraversare un tunnel. Il turista, curioso, decide di seguire lo spirito e quindi il turista entra nel tunnel. Una volta entrato, incomincia a sentire prima il pianto di una donna per poi notare qualcosa di strano esporsi dall'altro lato del tunnel. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!